Bene, buongiorno a tutti, cordiale saluto all'autorità e a tutti presenti. Io vi porto i saluti da parte del sindaco di Scandiano, Angelo Giovannetti, che si scusa per non essere presente, che vi manda i propri saluti e vi ringrazia per l'ospitalità. La storia delle nazioni che compongono l'Europa è una storia di popoli che di volta in volta, con la loro cultura, le loro tradizioni, la loro forza, nel massimo del loro splendore, hanno allargato i propri territori, annettendo una nazione a un'altra. Questo nel tempo ci ha dato la possibilità di conoscerci, i popoli sottoposti ora ad una dominazione, ora ad un'altra, con benessere e sofferenza hanno avuto modo di confrontarsi. Il secolo appena trascorso è stato un secolo che ha visto le nazioni di Europa farsi la guerra per ben due volte. Oggi studiamo a scuola la prima e la seconda guerra mondiale. Noi oggi è il 25 di aprile e in Italia festeggiamo la fine della seconda guerra mondiale. Ed è per noi una data importante perché segna la fine di una guerra. Le guerre che si sono succedute hanno portato dolore e povertà nella nostra popolazione. Tant'è che durante la prima guerra mondiale i civili morti rispetto al totale furono il 10%, nella seconda guerra mondiale il 48% e attualmente le guerre che si svolgono nel mondo hanno un 10% di militari che muoiono e il resto sono civili. Sulla base di tale esperienza noi europei abbiamo creato una comunità fatta di popoli, di storie, di culture, di tradizioni, una comunità che ha cercato e cerca di darsi delle regole comuni. Siamo diventati cittadini di un'unica area e possiamo liberamente muoverci, studiare, lavorare all'interno di questa area. Questo è avvenuto in modo assolutamente pacifico e ci ha dato la possibilità di evolverci al meglio, instaurando tra noi proficui rapporti di amicizia. Proprio per tale considerazione, 20 anni fa, si siglava un rapporto di gemellaggio tra il comune di Scandiano e il comune di Almansa. In questo patto di gemellaggio c'è scritto che sosteneva e promuove la iniziativa Elecciones Dirigidas, scusate se parlo se leggo lo spagnolo, dirigidas alla salvaguardia, al desarrollo della democrazia, a stimolare la distensione in Europa e nel resto del mondo, a rafforzare la pace. Quindi sì, ci siamo dati anche l'obiettivo di rafforzare l'Europa e di promuovere tutte le iniziative per far crescere la democrazia. In questi anni abbiamo fatto passi da gigante, che ci hanno portato a conoscerci, a stimarci. Tant'è che ieri la mostra fotografica che abbiamo avuto modo di visitare e che avete allestito così bella testimoniava i momenti che abbiamo vissuto assieme, i momenti che ci hanno portato in 20 anni a consolidare questa passione reciproca e questa conoscenza reciproca. Crediamo ambedue nell'Europa e siamo convinti che la comunità europea ha molto da darci. Tale comunità è fatta da individui con storie, tradizioni e culture che possono reciprocamente arricchirsi. Noi in questi 20 anni ci siamo arricchiti molto conoscendoli. Abbiamo conosciuto un grosso arricchimento per quello che riguarda il nostro bagaglio culturale. E così gli scambi fatti per conoscere le nostre lingue, gli scambi fatti per misurarci sulle discipline sportive, gli scambi enogastronomici, gli scambi dei musicisti e tanti altri testimoniano la voglia reciproca di mettere giorno per giorno un mattone sopra l'altro per costruire questa casa chiamata Europa. Tocca a noi, nel futuro delle generazioni, rendere questa casa accogliente ed invitante. È questa casa che ci garantisce la pace e la prosperità. E per costruirla e renderla più funzionale occorre continuare nella strada che stiamo percorrendo. 20 anni.